Che cosa sto vedendo, ragazzi? Che cosa sto vedendo? Non fate caso che sono con la maglietta della Roma, perché nel frattempo c'è anche Roma-Inter, anche se non è che mi stia perdendo chissà che cosa. Però, mamma mia, che qualifica, che circuito, che fenomeni. Hamilton e Verstappen. Verstappen che aveva fatto 1.27.6. Hamilton aveva risposto con 1.27.5. Sembrava già quello il giro perfetto, andando veramente al limite da tutte le parti. Verstappen stava facendo un giro clamoroso a dir poco, clamoroso. Stava facendo, credo, 2 decimi e mezzo meglio di Hamilton. Va lungo per la frenesia, sicuramente. All'ultimo tornante, praticamente. Va lungo Verstappen. Poi cerca di tenerla comunque, di riaccelerare prima, ma va a sbattere con la posteriore destra addosso al muro, va a sbattere poi anche con l'anteriore destra, e quindi praticamente il giro finisce lì e credo ci sia anche qualche danno a qualche sospensione. Ma quello che aveva fatto prima Verstappen, mamma mia, un bacio al muro, letteralmente un bacio al muro all'inizio del giro. Nonostante quel piccolo errore, stava facendo paura Verstappen, paura. Anche perché la Red Bull è molto più, è più bilanciata con questa gomma rossa rispetto alla Mercedes in gomma rossa. Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video. Tra l'altro che non vi ho salutato, delusione immensa per Verstappen, mamma mia, delusione immensa, e ci credo, ragazzi. Ci credo, stava per fare un qualcosa di incredibile. Ma già il tempo che aveva fatto prima, e quindi già il giro che aveva fatto Hamilton, sembrava un giro perfetto e stavamo tutti facendo i complimenti a lui. Ma l'ultimo colpo poi era di Verstappen, e quello che stava facendo Max era un qualcosa di pazzesco. Poi solo questo errore lo condanna di fatto, tra virgolette, a questo secondo posto, anche se non so sinceramente Bottas che fine abbia fatto, anche se credo poi nell'ultimo settore bandiera gialla, quindi credo non abbia potuto comunque, cioè non avrebbe potuto comunque completare il giro. Insomma, poi mi sono distratto perché sono rimasto lì a vedere Verstappen che andava addosso al muro e non mi sono cagato di striscio Bottas, però mamma mia. Ma parliamo un attimo della pista e parliamo un attimo di quello che è successo ieri e oggi anche nelle prove libere. Perché si andava più veloce con la gomma hard rispetto alla gomma soft, poi con la gomma media rispetto alla gomma soft. Quest'oggi si sono ribaltate un pochino le cose. O meglio, sembrava si fossero ribaltate. Infatti lo aveva detto anche Mario Isola di Pirelli. Ieri che secondo le loro stime la soft sarebbe andata migliorando poi nel corso sia delle prove libere e poi anche in qualifica, ovviamente. E in effetti oggi molto meglio la soft. Anche se in Q2 fino ad un certo punto, cioè Hamilton aveva fatto 27.1-27.7 con la gomma media. Con la soft al primo tentativo 3 decimi e mezzo, 4 decimi peggio. Il che è una cosa già questa clamorosa, perché in tutte le piste praticamente la soft è molto più performante nel giro secco, ovviamente. In questa pista no, e probabilmente è grazie o a causa, se così vogliamo dire, del grip. Infatti su questa pista, su questo tracciato nuovo, ricordo, siamo a Jeddah in Arabia Saudita, tra l'altro adesso parliamo anche un pochino del layout in breve, ma stavo dicendo, il grip che ha questa pista non se lo aspettava nessuno, e questo perché? Perché è stato fatto uno speciale trattamento, quello che venne fatto in Turchia, ad Istanbul. Non so se ricordate magari che praticamente era, in poche parole, una pista, cioè correvi sul sapone, poi fecero quel trattamento e la pista, insomma, divenne molto, molto meglio sotto il punto di vista del grip, ma di gran lunga meglio sotto il punto di vista del grip. E in questo caso è successa la stessa cosa. Perché? Perché la pista praticamente l'hanno finita qualche giorno fa. C'erano
timori su questa cosa, cioè c'era il timore che si corresse quasi sulla sabbia, invece grazie a questo trattamento speciale, grazie a dei tempi record, hanno fatto un qualcosa di... Tra l'altro Bottas secondo, ecco, vedete, avevo il dubbio, avevo ragione quando mi sono concentrato, ma Bottas secondo, ragazzi, e quindi per Verstappen era primo posto, non dico sicuro, ma quasi, cioè da primo a terzo, e vale tantissimo questa qualifica, segnatevelo, vale tantissimo, perché su una pista del genere partire primo o partire terzo con Bottas che si mette in mezzo, e tra l'altro Hamilton è andato appena ad abbracciare Bottas, stanno facendo le interviste sul tracciato, sul rettilineo, interviste post gara, Hamilton che è andato ad abbracciare Bottas, perché questa cosa che ha fatto Bottas è importantissima. Ma ripeto, sarebbe, se non ci fosse stato questo contatto, Verstappen avrebbe chiuso un giro clamoroso e si sarebbe guadagnato la pole. Pole che invece va ad Hamilton, che è stato grandioso ugualmente, sfruttando al massimo delle potenzialità la sua Mercedes. Verstappen è nero in volto, nero. Come se partisse decimo, perché sa benissimo che la qualifica era molto importante. Stavo parlando appunto del grip, quindi questo forte grip potrebbe essere la causa appunto di questa altalenanza a livello di gomme, di mescole. Fatto sta che questo è un tracciato veramente folle, bello secondo me, cioè è un circuito cittadino con media superiore a 250 km/h sul giro, pazzesco, e già questa è una cosa clamorosa. Ma poi quelle continue curve, quelle continue S, secondo me dalla curva 6 alla curva 10 è un qualcosa di spettacolare, ma tutto il circuito mi piace veramente tanto, ragazzi. E ripeto, come è stato detto da tutti i piloti, anche nelle interviste, è una figata, però se tu ti distrai anche un attimo, una frazione di secondo, rischi veramente di fare un casino, di combinare un macello. E non so come qualcuno, tranne Verstappen ovviamente nel finale, ma poca cosa rispetto a quello che poteva succedere in precedenza, non so come qualcuno non sia andato a muro e si sia sfracellato addosso al muro. Sto parlando di Sainz, che fortuna ha voluto che non andasse a sbattere contro le barriere, perché l'aveva persa ed è molto facile perderla, soprattutto sul cordolo, su uno dei cordoli, adesso non ricordo la curva. E successivamente gli si era storta praticamente l'ala dietro, successivamente si stava per ripetere la stessa cosa, e anche lì però la macchina non gli si è girata, o meglio è stato bravissimo lui e non è andato addosso al muro. Hamilton, stessa cosa, una controsterzata fenomenale, dosata in maniera giusta, altrimenti sarebbe andato addosso al muro, anche lui avrebbe distrutto la macchina. Insomma, Giovinazzi poi anche al muro, un contatto fra Bottas e Raikkonen, perché ci sono anche molte curve cieche, quindi tu magari stai facendo il giro di all out lap, oppure stai facendo il giro di raffreddamento tra virgolette, quindi coloro che stanno facendo il giro da dietro, cioè, non vedono, quindi tu anche se ti sposti, anche se ti avvertono via radio, è comunque pericoloso, perché tu che arrivi da dietro a tutta velocità non vedi realmente chi c'è davanti, e quindi è molto pericolosa come pista sotto questo punto di vista, però allo stesso tempo è, appunto per questi motivi, è bellissima, ma può essere veramente crudele e pericolosa. Ma per questo mi piace, perché praticamente sfrecci a 320 all'ora, credo sia la velocità più alta raggiunta in questo circuito, intorno a 320 km/h, tra due muri praticamente, ed è una roba da folli, ragazzi. Per quanto riguarda le Ferrari, Leclerc in quarta posizione, poi quinto Perez, sesto Gasly, settimo Norris, poi Tsunoda, mi sono perso gli altri che lo stavo vedendo in diretta. Fatto sta che Carlos Sainz, a causa appunto di quel incidente o
mancato incidente, se così lo vogliamo intendere, comunque va a danneggiare un pochino l'ala dietro e poi questo gli compromette il tutto in Q2, quindi è costretto a partire in quindicesima posizione, subisce dei danni e quindi non può fare il giro, non può completare il giro per qualificarsi in Q3. Un grande Giovinazzi la mette in decima posizione nel Q2, quindi si qualifica in Q3, quindi bravissimo solo per aver fatto quello e alla faccia dei vertici dell'Alfa Romeo, mi permetterei di dire questa cosa, quindi mamma mia ragazzi, mamma mia, e vediamo che cosa succede domani. Tra l'altro per quanto riguarda i sorpassi anche non è che si capisca molto bene, ad esempio la gara in Formula 2 di questa mattina, la Race 1, la gara 1 ha visto uno svolgimento abbastanza particolare. Nella prima parte non si è sorpassato quasi per niente, nella seconda parte di più, però in generale non è che sia stata poi una bellissima gara. Tre safety car, se non erro, ma quello era praticamente sicuro, e quindi vediamo con questa Formula 1 che gara che uscirà fuori domani. Ma super Hamilton, bravissimo anche Max Verstappen, che però a causa di questo errore da potenzialmente primo, da pole potenziale che gli avrebbe dato una carica mostruosa perché stava completando, ripeto, un giro fantastico, a terzo con Bottas in mezzo. Cavolo, e vediamo cosa succederà domani, perché tra safety car e tutto potrebbe veramente succedere qualsiasi cosa. La partenza, non sappiamo poi lì nell'imbuto, in curva 1, cosa succederà, insomma, tanta carne al fuoco. Quindi fra poco poi, tra l'altro, ci sarà la gara 2 di Formula 2, quindi potremmo ammirare magari qualche altra safety car. No, beh, sto scherzando, speriamo di no ovviamente, ma questo è molto probabile, ahimè, soprattutto in Formula 2, quindi... Che dire ragazzi, questo video termina qui, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti su questo pazzo e bellissimo e bello, grande, non voglio dire proprio bellissimo perché è anche pericoloso, però un grande GP dell'Arabia Saudita ragazzi.